Ciao a tutti, oggi qui con noi una giovane artista emergente, Ludovica Nardi, in nome d'arte a Esli. Ciao Ludovica e benvenuta. Ciao, ciao, grazie mille innanzitutto per questo invito, fa piacere sempre chiacchierare un po'. E siamo contenti Sì, di quindi. averti qua. Allora, innanzitutto, come Bene, stai? Io parto sempre da chiedere come si sta, perché la domanda secondo me è una delle più importanti. bene. Vero, vero, bene, sto molto bene, grazie. E ti va di raccontarci un po' chi sei e magari i nostri follower, ascoltatori, chiamiamoli così. Certo, allora, mi chiamo Ashley, il nome d'arte, il mio nome è Ludovica Nardi e studio pianoforte. Io ho iniziato come musicista principalmente alla Ricordi Music School di Milano, dove ho iniziato a studiare circa all'età di 6 anni più o meno, e poi ho proseguito invece con canto, con le corse proprio di canto all'età di 8, e proseguo ancora tuttora i corsi alla Ricordi Music School. Dopodiché ho firmato appunto con QM Music di Demis Facchinetti e Antonio Carlo Lava con il management ad ottobre, e da qui è iniziato il sogno, insomma, questo percorso che è relativamente davvero iniziato da pochissimo. Abbiamo fatto un sacco di cose, quindi sembra di stare con loro da anni, e abbiamo iniziato facendo un concorso molto importante, che è Una voce per San Marino, dove sono arrivata in semifinale, che è stata un'esperienza, cioè, fantastica, non saprei neanche descriverla a parole. Poi sono fatto uscire sempre con loro appunto 2 singoli, e ora stiamo lavorando a un progetto che comprenda tour, live e magari forse anche un piccolo album. Già, ci hai fatto un piccolo spoiler. Sì. In My Mind, appunto, è il tuo nuovo singolo. Ti va di raccontarci di questo progetto e come è nato? Assolutamente. Allora, è una canzone molto allegra, una canzone in inglese, stile dance. Il mio obiettivo era quello di far ballare, perché è un'idea che mi è nata in realtà tanto tempo fa, durante la quarantena, comunque poco dopo, perché appunto ho detto: cavoli, non stiamo facendo più niente, non cantiamo, i cantanti non cantano, non si va a ballare, non sta facendo nulla. E proprio la canzone, il testo che cioè, ho scritto io, parla proprio di questa ragazza che si fa un viaggio, diciamo, un film mentale, come li chiamiamo noi, una fantasia, che è quella appunto di ritrovarsi ad una festa spaesata, non capisce, non riesce a capire cos'è vero e cosa appunto è nella sua testa, in my mind. E quindi la canzone si sviluppa tutto su questo gioco. Infatti anche la copertina, ci sono due me, diciamo, perché appunto sono io in questo caso, ma davvero potrebbe essere chiunque ad identificarsi in questa ragazza, perché appunto non riesce a distinguere più cosa davvero sta accadendo e cosa invece è soltanto frutto della sua immaginazione. Quindi l'obiettivo era cercare di prendere un tema comunque abbastanza serio che è successo e cercare non di sdrammatizzarlo, però di renderlo un po' più leggero, di dire: ok, partiamo da questo, però arriviamo alla conclusione dove balliamo, basta, senza pensare troppo. Infatti, quando ho ascoltato la prima volta il tuo nuovo singolo, mi hai fatto viaggiare, sai, in uno di quei concerti americani. Sì, esatto. Ti vedevo proprio lì con quelle solite coreografie wow che fanno Esatto. loro. E tu d'altronde scrivi sia in italiano ma anche in In inglese. inglese, come abbiamo potuto Sì. ascoltare. Ma hai mai pensato o ti piacerebbe andare all'estero a fare musica? Ecco, allora, questa è una bella domanda, nel senso che, allora, sicuramente, ma penso come ovviamente qualsiasi emergente in questo campo, mi piacerebbe essere conosciuta ovviamente in più posti possibili, ok? E in realtà mi piacerebbe essere, cioè, partire dall'Italia in quanto italiana, però allo stesso tempo mi rendo conto che molte volte capita, magari non è per forza il mio caso, però ce ne sono davvero tanti di artisti che, purtroppo si può dire, se ne sono andati dall'Italia italianissimi perché non riuscivano ad avere successo. A cui vorrei evitare, cioè vorrei partire sempre da qua e poi ovviamente spostarmi ovunque, quello sarebbe proprio il sogno. Però no, tendenzialmente non vorrei proprio partire da qui come base. Partire tipo dalla tua terra, dalla nostra bella Italia, per Sì. poi andare a svolgere Esatto. magari palchi Chi importanti. lo sa, certo. Tu se appunto sei giovanissima e hai già partecipato a diversi concorsi, Sì. portando a casa sempre degli ottimi risultati, cosa ti auguri per il futuro? Allora, di fare tante, 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 tante esperienze. Questo principalmente penso che sia una delle cose più importanti, al di là di singoli, di vittorie, di perdite, di sconfitte, perché poi ovviamente le cose si sanno, non è che va sempre bene o non è che va sempre male, ma al di là del risultato, diciamo proprio il percorso. Quindi di fare
più esperienze possibile, qualsiasi cosa, che sia un live, una mini intervista, io faccio sempre tutto. Quando mi chiama il mio manager, mi fa: "Hai questo, va bene, fai, va bene." Con gli orari poi mi sistemo, perché cerco sempre di fare tutto il possibile, perché penso che sia un modo per crescere, per imparare, per arricchirmi e piano piano per farmi conoscere. Quindi questo. Si inizia dalle piccole cose Sì. per poi raggiungere le grandi, quindi Esatto. fai bene. Tu hai iniziato anche a cantare e fare musica nelle discoteche, abbiamo letto. Cosa ti aspetta nei prossimi mesi? Hai già in programma qualcosa? Sì, allora, io ho iniziato davvero nel 2019 a fare, diciamo, mini tour nelle discoteche più famose, più importanti di Milano, ed è stato davvero un periodo bello, perché davvero le ho girate praticamente quasi tutte. Ho cantato anche all'Alcatraz, ho aperto concerti importanti, per esempio di Lazza, di Emis, di Mischilla. Poi purtroppo pandemia, quindi le discoteche ovviamente sono state chiuse, e ora però piano piano stiamo cercando di ricreare un po' quel concept lì, che comunque a me piace molto l'idea di cantare in discoteca, perché è un mood diverso, cioè non è quel mood dove comunque la gente, che per carità va bene, perché io comunque andando anche alla scuola di musica ho fatto anche proprio concerti dove la gente è lì, che viene per te, sente te, ed è bellissimo, per carità. Però per quanto riguarda proprio la mia personalità, in discoteca è un'altra cosa, perché vedi la gente davvero che si diverte sulle tue canzoni, che balla, che ride, che scherza, ed è la cosa più bella del mondo. Quindi sì, ora in programma abbiamo assolutamente un mini tour anche in questo caso, più in là ovviamente nell'estate, magari toccando quelle che sono le mete turistiche più famose, e speriamo che ce lo permettano, insomma, di poter fare questa cosa, che sarebbe bellissimo. Speriamo, te lo auguro come lo auguro a tutti gli artisti di poter ricominciare e speriamo. Assolutamente. Invece riguardo i talent, cosa ne pensi? Ti piacerebbe partecipare? Beh, sì, anche qua assolutamente sì, però ho iniziato appunto a conoscere un po' meglio questo mondo, e non è così facile come sembra, perché un sacco di miei amici, professori a scuola, tutti: "Ma dai, ma vai di X Factor, ma vai qui, ma vai là." Sì, però È davvero ho quasi scoperto facile. che non è facile, ma non tanto per la questione di siamo tanti, non sei preso, non sei preso, ma proprio per quello che c'è dietro. Per tutto quello che c'è dietro è assolutamente difficile, però anche lì ovviamente sarebbe, più che altro per anche lì, senza vincere o perdere, per la visibilità, sarebbe ovviamente una cosa bellissima, nonché un percorso ovviamente assurdo, quindi assolutamente sì, mi piacerebbe. Prima hai accennato che hai partecipato appunto a Una Voce per San Marino. Ti va un po' di raccontarci che esperienza è stata? Ti ha fatto sicuramente Sì. crescere perché è stata una sicuramente bellissima manifestazione. È bello per un artista poter di nuovo esibirsi davanti a un pubblico. Sì, no, quello, e poi anche il fatto appunto che non cantavo live da davvero tantissimo tempo, quindi già salire sul palco. Io sinceramente sono andata ai casting a gennaio, che non mi aspettavo niente, cioè volevo soltanto cantare. Infatti forse anche per la prima volta sono andata senza ansie, perché di solito comunque un po' di ansietta, di paura, sbaglio, non sbaglio, comunque hai la giuria lì, l'ansia ti viene. Invece quella volta è successo come una magia, ero in una bolla e ho detto: "Io non canto da 6 mesi su un palco, voglio cantare." Poi è andata bene, sono passata, eravamo 700, 600, sono rientrata nei 60 semifinalisti, quindi sono tornata a San Marino a fine gennaio, inizio febbraio, e abbiamo fatto la semifinale. Ho conosciuto tantissime, tantissime persone, tanti tanti consigli dai giudici, da comunque i coach che c'erano lì. Poi è stata anche una bella esperienza, perché alla semifinale sono andata con dei ballerini di LT Academy, che è una scuola di danza, e quindi è stato proprio divertente tutti insieme provare, non provare, stare lì, anche girare un po' comunque il posto. È stata un'esperienza davvero davvero bella. Poi è entrato Achille Lauro in gara, che ha vinto, infatti rappresenterà lui la Repubblica di San Marino. E all'inizio, mi ricordo, con gli altri emergenti del contest, eravamo lì tipo: "Vabbè, ovviamente vincerà lui", quindi avevamo preso un po' così. Però in realtà, col senno di poi, a noi è andata bene, nel senso che prima non era tanto conosciuto questo concorso, è il primo anno che lo fanno, e appunto non si conosceva. Quando poi è entrato Achille Lauro, e soprattutto quando ha vinto, hanno iniziato a parlarne davvero tutti, anche al TG1, tutti parlavano di questo concorso. Ovviamente magari non di noi nello specifico, però in qualche modo ha aiutato a crescere anche noi, quindi sicuramente un'esperienza del tutto positiva. Sono tornata arricchita di
Tutto, davvero tutto, sotto ogni Una punto bellissima di vista. esperienza, Sì. soprattutto di crescita. Sì. Quali sono i tuoi progetti futuri? Prima ci hai detto che stai lavorando quando ho capito un nuovo disco, ma ci puoi anticipare qualcosa? Sì, posso anticipare quella che è l'idea, ovviamente. L'idea è quella di, siccome appunto, come hai benissimo detto anche tu prima, io scrivo sia in inglese che in italiano, l'idea è stata di non dover scegliere io, dato che sono sempre stata un po' divisa a metà tra anche quello che ascolto banalmente, passo da cantanti pop americane a artisti italiani, e io sono un po' così, quindi ho detto non voglio dover decidere io cosa scegliere di cantare, se in inglese, se in italiano, oddio, poi non dicono, non si capisce cos'è. Ho detto, io faccio questo album che preveda un lato A e un lato B, quindi le mie due volte, diciamo, dove poi inserirò ovviamente le tracce rispettive e sarà l'ascoltatore a scegliere in base a quello che vuole, quello che gli piace, il mood, se ascoltare una parte un po' più rap italiana o una parte dance totalmente in inglese. Yes. Allora noi aspettiamo questo nuovo progetto. Ti vorrei fare un'ultima domanda. Tu, Sì. quando scrivi, c'è un cantante magari a cui ti ispiri? Allora, quando scrivo in italiano soprattutto prendo un po' spunto da Madame, perché è sempre stata, io la seguivo da quando non la conosceva nessuno, è sempre stata una mia fonte di ispirazione, soprattutto a livello proprio di, più che di testi, perché vabbè, quelli sono personali, di mood, proprio di immersione nel brano. Quindi lei sicuramente, mentre per quanto riguarda inglese, cioè la parte diciamo, dei testi in inglese, cantanti tipo Dua Lipa, tutto quel mood lì, io prendo ispirazione e dico ok, una cosa del genere. E poi cerco sempre di mischiare, infatti, comunque in tutte le canzoni mie, italiane, c'è sempre una parola, un riferimento, una frase, un qualcosa in inglese, sempre, proprio per comunque richiamare questa parte molto forte che sento dell'inglese in me. Io ti voglio ancora ringraziare per essere Grazie stata qui con noi, è stato veramente un piacere conoscerti a te. e aver avuto Altrettanto. queste quattro chiacchiere con te. Grazie ancora e in bocca al lupo per Grazie tutto. Ci mille. risentiamo quando uscirà Grazie. il tuo nuovo progetto. Va bene, volentieri. Ciao Grazie. Domenica. Ciao.